Nel parco archeologico di Velia si riprendono le ricerche archeologiche e non possono mancare le scoperte, scoperte importanti che raccontano non solo la storia più antica di questa fondamentale città di Magna Grecia, che diede i natali alla scuola eleatica, Parmenide, Zenone, ma la storia più antica che racconta una storia anche di conflitti del Mediterraneo. Da un lato gli Etruschi e i Cartaginesi, dall'altro lato i Greci di Focea che arrivavano dall'Asia Minore, nel Golfo di Smirne, e che avevano cercato una nuova patria scappando, fuggendo dai Persiani, l'avevano trovata ad Alalia, poi una battaglia per il predominio del Mediterraneo fra appunto Etruschi da un lato, i Greci dall'altro. La vittoria degli Etruschi significa il trapianto di tutto il corpo civico verso una nuova città che verrà trovata nel Cilento, appunto a Velia. Lì nasce subito un tempio dedicato ad Atena, la divinità protettrice di Focea, e all'interno di questo tempio che abbiamo finalmente scoperto, un tempio databile fra 540 e 530, proprio l'epoca di fondazione della colonia di Elea, all'interno un deposito di armi probabilmente esposte lì e donate alla dea guerriera Atena, ma la sorpresa è che fra le armi non ci sono solo armi greche, c'è anche un elmo etrusco di quell'epoca, che probabilmente è la spoglia proprio della battaglia di Alalia.